Le carte in regola le aveva già da tempo quando ha vinto il campionato italiano e da quel momento è iniziata la sua ascesa. Sono le prime parole di Antonio Pigoiani, presidente provinciale di Federciclismo, nel commentare la nuova impresa di Marta Cavalli. L'atleta cremonese ha colto la seconda vittoria storica nel giro di pochi giorni. Prima di essere un atleta, a mio modo di vedere, per quanto la conosca io, è veramente una bravissima ragazza. Dopodiché pensiamo che da poco tempo, insomma, rispetto ad altri, che lei è nel campo professionistico. Un campione è un campione perché ha delle doti sue, ma diventa campione anche se ci sono delle sinergie che convergono, e in questo caso, a mio modo di vedere, la famiglia e poi il team. Ed ora Marta si porta così ai vertici mondiali del ciclismo. Stiamo parlando di te classicissime, una classica che non aveva mai vinto nessuna italiana, 20 anni che non si vinceva nemmeno negli uomini nella gara di ieri, quindi stiamo parlando di un qualche cosa che secondo me sarà dura da ripetere. Stiamo parlando di una ragazza che ormai è in assoluto ai vertici mondiali. Ma oltre alla Marta atleta c'è di più, c'è la persona che con il suo sorriso e la sua energia riesce a trainare non solo il movimento del ciclismo ma tutto lo sport cremonese. Indubbiamente non è una spinta, è molto di più, anche perché è una ragazza disponibilissima. Quando ha la possibilità di venire a fare una premiazione con i bambini, con i ragazzini, lei viene. E naturalmente ne traiamo beneficio tutti, non solo il ciclismo in sé, visto che lei fa ciclismo, ma lo sport in generale.